Quindi queste qua che ho scritto sono le tre leggi dei gas perfetti, d'accordo? Tra l'altro vi faccio vedere una cosa curiosa, al di là delle battute, che mi ha fatto vedere un mio collega, questo curioso, osservate, simulatore, come vedete, di gas, che permette appunto di simulare il forzamento delle leggi di gas, per esempio in questo caso il gas ideale. Vedete, in pratica qui questo schema ideale, questo applet Java, credo dovrebbe essere, è un programma che permette di eseguire simulazioni. Per esempio, vedete che così facendo io immetto delle molecole nel gas. Qui sono state scelte delle molecole più pesanti, ma potreste scegliere molecole più leggere, e poi si può scegliere cosa mantenere costante. Vi ricordate che Boscovich ha rappresentato il gas perfetto come un insieme di molecole putiformi che si urtano soltanto tramite urti elastici, interagiscono solo tramite urti elastici, quindi nessuna interazione di tipo elettrico, chimico, nucleare, eccetera. Lo vede Rossella, lo schema? Riesce a vederlo? Sì. Ora osservi, se io guardi, se io mantengo costante per esempio la temperatura, basti che segno qui a fianco, vedete che sotto sparisce lo strumento, questo qua che serve per alzare la temperatura, e io posso variare invece la pressione, il volume, mentre la temperatura qui in alto resta costante a 300 Kelvin, che sono 27 gradi centigradi. Ora notate che in questo caso, come vedete, è possibile mostrare anche la larghezza del mio serbatoio, come vedete, in questo caso è di 10 nanometri, perché le molecole sono piccolissime, d'accordo? L'altezza è di questo recipiente è costante, mentre invece la larghezza può essere variata, e naturalmente varia la pressione, che è questa che segno. Notate che quando io ho 10 nanometri, come vedete, la pressione oscilla intorno a questi valori, che sono perché queste qua le particelle continuano a urtare, e come vedete la pressione oscilla tra 5,0 e circa 6,0 atmosfere, quindi circa 5,5. Lo vede Federico qui sull'indicatore di pressione? Lo vede Federico? Beh, spero che lo veda. Quindi abbiamo detto che se misura 10 nanometri la larghezza del mio recipiente, la pressione corrispondente, dov'è che non lo vedo più? Eccolo qua, è intorno a 5, media 5,5 atmosfere. Mi sente vero, Rossella? Mi Sì, la sente, sento. Rossella? No, perché ho paura che non mi sentiste più. No, no. Noti, se io riduco il mio volume, la mia larghezza, come vedete, quindi il volume fino a 5 nanometri, come vedete, 5 nanometri significa che l'ho dimezzato. Dico bene, Rossella? E Sì. noti che la pressione adesso qui è diventata, no, dov'è? È diventata, come vede, il valore medio oscilla intorno a 11 atmosfere, quindi è diventata esattamente il doppio, giusto, Rossella? Sì. Giusto? Se poi questo lo riduco ulteriormente, no, di più di così non si può ridurre, forse, infatti il volume minimo. Se invece lo aumento fino a dove? Fino a 15 nanometri. Notate che la pressione adesso misurata oscilla tra, come vedete, tra un valore più piccolo che è 3,2 fino a 4,0 atmosfere, quindi è sceso intorno ai 3,6 la pressione, giusto? Che è, come vedete, il triplo di 5 nanometri, e quindi
Qui il volume, quando l'ho portato a 10 nanometri, il volume da 10 a 5 è dimezzato. Quando l'ho portato da 5 a 15 è triplicato. Noti che qui prima la pressione era raddoppiata da 5,5 a 11, adesso è diventato un terzo, perché un terzo di 11 è circa 3,6 atmosfere. In questo caso, cara Martina, quale legge secondo lei ho verificato delle tre con questo simulatore? La legge di Boyle. Esatto, che PV uguale costante, quindi se raddoppia la pressione di mezzo il volume e viceversa. Ha capito Stefano? Chiaro? Sì. Benissimo. Ora riportiamo questo a 10 e stavolta tengo costante, per esempio, la pressione, giusto? Così. Allora, in questo caso, quello che cambierà sarà naturalmente, qui siamo luogo in isobara, e quindi cambieranno il volume, e però non posso cambiare il volume qui, è rimasto 10 nanometri. Se invece tengo costante il volume, cambia così. Beh, insomma, volevo simulare anche l'altra legge. Comunque, se immagini, però mi è venuto in mente, riportiamolo sulla pressione costante. Adesso vedete che io posso. Eh no, questo non si può accendere. Speravo di poterlo utilizzare. Questo. Vediamo tenere costante il volume. Ecco, questo ha funzionato. Eccolo qui. Ecco perché avrei dovuto indicare questo, vedete, per poter usare quell'altra. Vedete che io non devo fare altro. Voi vedete che qui misura la temperatura che è 300 Kelvin e la pressione è costante e il volume corrisponde a 10 newton metro. Quindi stavolta il volume corrisponde a una larghezza del contenitore di 10 newton metro. Il volume non lo posso conoscere, ma so, perché non so qual è le altre due dimensioni, ma so qual è la base e il volume è proporzionale alla base. Naturalmente la pressione è costante su 5,5 atmosfere e la temperatura per adesso, come vedete, è 300 Kelvin, giusto? Ora, che cosa succede se io alzo la temperatura? Come, beh, per esempio, così vedete, tiro su e accendo. Notate che il volume è aumentato. Cavoli, avete notato? Il volume è aumentato di quanto? Vedete che la temperatura è diventata 417 Kelvin, mentre la dimensione lineare qui è diventata automaticamente di 13,9 mm. 14 mm circa. Ora, se io prendo una comune calcolatrice, come vedete, voi sapete che in base stavolta a quando la pressione costante vale la legge di Charles, prima l'ho scritta in funzione della temperatura centigrada, in funzione della temperatura assoluta sarebbe, se vi ricordate, il fatto che il rapporto tra volume e temperatura assoluta è costante, e la legge di Gay-Lussac che il rapporto tra pressione e temperatura assoluta è costante. Lo ricorda Margherita che l'ho spiegato la volta scorsa? Sì, lo ricordo. Bene, 417 diviso 300, come vedete, dà un rapporto di 1,39, giusto? E 13,9 diviso 10 fa appunto, guarda caso, 1,39. Non ci credete ancora? Proviamo a diminuire la temperatura. Ci ho messo dei cubetti di ghiaccio. Adesso scende, 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 scende. Stop. Sono sceso con la temperatura fino a 186 Kelvin. 186 Kelvin è pochissimo, naturalmente. Vuol dire che siamo parecchio sotto lo zero. E la dimensione lineare è diventata di 6,2 mm. Allora, in questo caso, se io eseguo il calcolo, 417 diviso 186 mi dà 2,25 e 13,9 diviso 6,2 mi dà, guarda, ho sbagliato a scrivere qualcosa, 13,9 diviso 6,2 mi dà 2,24 e quindi, come vede, anche in questo caso il rapporto è praticamente costante. Ha visto, signor Tagliaferro? Le è chiaro? Sì, D'accordo? però tutto chiaro, sì. Bene, notate che, un attimo, vediamolo. Adesso provo a tenere costante invece il volume.
Allora, in questo caso, naturalmente, beh, forse è meglio se prima me lo riporto a, come vedete, questo a nulla, ma adesso non riesco più a riportarlo indietro. Ah, ecco, col dito ce l'ho fatta. A 10 circa, d'accordo? E ora tengo costante il volume. Allora, in questo caso cambiano la pressione e la temperatura. Qui, come vedete, siamo a 10 nanometri e 186 Kelvin. Infatti le molecole, vedete come sono lente? Ve l'ho spiegato che il calore energetico delle molecole. Quindi abbiamo detto 10 nanometri, andiamo a pagina nuova, e 186 Kelvin la temperatura. Stavolta quella che tengo costante è il volume, quindi qui mi interessa misurare la pressione. Avete visto che la pressione oscilla intorno da 3 a 3,6 e quindi 3,3 circa atmosfere. Ora, se io uso un'isocora, stavolta vale la legge di Gay-Lussac, P fratto T uguale a costante. Allora, andiamo a vedere se è verificata. Io alzo la mia temperatura, osservate le molecole che diventano più veloci. Avete notato? La temperatura sale rapidamente. Guardate, sono arrivato a 448 Kelvin e la pressione è diventata, come vedete, oscilla tra 7,7 e 8,4 atmosfere, quindi circa 8 atmosfere, mi sembra. E allora in questo caso 448 diviso 186 mi dà 2,4 e 8 diviso 3,3 mi dà 2,4. Quindi che dice Marta? Abbiamo verificato la legge di Gay-Lussac? Sì. Direi di sì, e abbiamo visto chiaramente che le molecole aumentano la loro velocità mano a mano che io aumento la mia temperatura, esattamente come mi aspettavo. Infatti, se alzassi di brutto ancora la temperatura, guardatela in alto, vedete che le molecole diventano velocissime, come vedete, sempre più veloci. Addirittura qui siamo, come vedete, siamo arrivati a 1876 Kelvin, la temperatura di fusione del ferro, e vedete che la pressione è salita addirittura intorno a 34 atmosfere. E notate che esiste anche un contatore di collisioni che permette di contare, per esempio, io faccio partire contemporaneamente il cronometro e conto anche le collisioni che avvengono in quel tempo, no? E quindi questo mi permetterà poi di verificare anche la teoricetica del gas. Cosa ne pensa lei, Martina, di questo simulatore? Mi sembra molto ben fatto. Infatti, devo ringraziare Maisto, il mio studente collega, che me lo ha fatto conoscere. Del resto lui è più giovane di me e conosce meglio queste simulazioni. Io sono ancora per le sperimentazioni in laboratorio. Poi vi darò il link magari di questo, se volete provare anche voi a farlo. Allora, questo per quanto riguarda queste trasformazioni, ma che succede se né pressione, volume e temperatura rimangono costanti, cioè per una trasformazione generica? Allora, in questo caso, vedete che si fa riferimento a questo foglio di appunti del mio libro. In questo caso io prendo il mio diagramma PV, come vedete, PV, e devo andare da questo stato a questo. Ogni stato del piano, ogni punto del piano di Calpirola prende uno stato, d'accordo? E a questo corrisponde una terna P di valori PVT. Qui, per esempio, io parto da P0V0 e arrivo a PV, come vedete. Quindi questo qua è P0V0, che è quello iniziale. Io arrivo a PV, che sono quello finale, né la stessa temperatura, né lo stesso volume, né la stessa pressione. Vedete, allora, chiaramente che qui avrò un'isoterma che passa di qui e corrisponde alla temperatura T, mentre qui avrò un'altra isoterma che passa di qui e corrisponde alla temperatura T0. È d'accordo, signorina Valentina, che qui ha capito?
Sì, ho capito. Ora, supponiamo che devo andare da questo punto a questo. Allora io posso andarci prima così, tramite questa trasformazione isobara, per esempio, e poi tramite questa trasformazione isoterma, d'accordo? Potrei andarci in altri modi, per esempio lungo l'isobara e poi lungo l'isoccoro, oppure prima lungo l'isoterma e poi lungo l'isobara e così via, ma supponiamo di andare tramite questa trasformazione, quindi qui devo arrivare fino a un volume di primo. Allora, chiaramente, quando seguo la trasformazione, allora dallo stato A, questo allo stato A primo, per arrivare fino allo stato B, che è questo che vedete qui, no? Ebbene, in questo caso, da A ad A primo, chiaramente vedete che io devo seguire una isobara, perché la pressione resta costante, e quindi posso dire che vale la legge di Charles, e quindi posso scrivere qui che V' è uguale, che è il volume in A', è uguale a V0, che è il volume in A, per 1 più alfa T, dove T è questa temperatura meno questa temperatura. Se questa corrispondesse a 0 gradi centigradi, allora, perché di solito 0 si usa per 0 gradi centigradi, allora invece che delta T ci posso mettere semplicemente T. Naturalmente questo vale. Poi però dobbiamo seguire l'isoterma da A' a B, come vedete. Questo era da A ad A'. Da A' a B devo seguire la legge di Boyle. Quindi posso dire che P0, che è la pressione di A' per V' è uguale a P per V. Giusto? Qualche dubbio, Alessio, ho capito? Non si è tutto chiaro. Ora capite che io non devo fare altro che pigliare questo V' e andare, che io non conosco inizialmente, andare a sostituirlo qui dentro, e quindi troverò che P0 per V0 per 1 più alfa T è uguale esattamente a PV, che è quello infatti che trovo qui. Ora io tengo conto anche del fatto, come vi ho visto l'altra volta, che Kelvin introdusse una scala che parte dallo zero assoluto. Un Kelvin è uguale a un grado centigrado, però lo zero non è più uno zero convenzionale, è uno zero assoluto uguale per tutti. A questo proposito, Tommaso, mi ricordo una puntata di Star Trek, mi ricordo anche il titolo, intitolata Hotel Royale, Star Trek The Next Generation, non la serie classica, in cui il ingegnere capo Jordi LaForge dice: su quel pianeta c'è una temperatura superficiale di 293 gradi sotto zero. A me è venuto un colpo, lo sa Tommaso? Lei darebbe la sua macchina dell'Enterprise in mano a uno che non sa che cos'è lo zero assoluto? Beh, direi di no. Ecco, ma qui non era ovviamente Jordi LaForge, che conosceva benissimo la fisica, qui erano gli sceneggiatori asini, naturalmente, ben inteso, che loro pensano che per fare una buona puntata di film di fantascienza bisogna scaricare badilati e tecno bla bla dentro le puntate, quindi dopo sentite l'interferenza, i raggi polaronici tramite le conseguenze orotachioniche permette di, peccato che queste parole scientifiche hanno anche un significato e a me fanno accartocciare le orecchie quando le sento. Lei è d'accordo, Martina? Sì. Infatti. Comunque, adesso vado a sostituire semplicemente il valore di alfa e t in questa qui, e quindi mi risulta P0V0 per 1 più alfa, che è 1 su 273,15, per t, che è t grande meno 273,15, uguale a p per v, d'accordo? E allora a questo punto io non devo fare altro che moltiplicare P0V0 per 1 più t fratto 273,15 meno 273,15 per 1 fratto 273,15 uguale a PV. Ovviamente questi qua vanno via e fanno 1, non 0, eh? Chi dice che fa 0 verrà immediatamente scaravettato fuori dall'Enterprise senza tuta spaziale. Ebbene, questo qua rimane 1, meno 1 vanno via, e quindi mi rimane semplicemente questo concetto molto semplice che vedete, cioè in pratica P per V, secondo membro, è uguale a P0V0 per fratto 273,15
Perti, d'accordo? Ora, ragazzi miei, è possibile verificare che quando io sono a 0 gradi centigradi, una mole di gas perfetto occupa a 0 gradi centigradi, una mole di gas perfetto occupa sempre un volume di 22,414 litri, che si chiama il volume molare. Ve ne ha spiegato il collega di chimica, Rossella? Ve ne ha parlato? Credo in prima. E infatti, giusto così. A 0 gradi centigradi, attenzione, è a una atmosfera, d'accordo? Quindi P0 uguale T0 centigradi e pressione di un'atmosfera. Allora, è possibile verificare che questa qui, che ho segnato qui, P0, V0 su 200,15, è una costante, anzi è una costante universale, che vale per tutti i gas perfetti, d'accordo? Questo è un concetto molto importante, una costante universale che vale per tutti i gas perfetti. Ora, P0, come sapete, abbiamo detto è un'atmosfera, quindi 101.325 pascal. V0 sono 22,414 litri, quindi per 10 alla meno 3 metri cubi, mentre sotto c'è 273,15. Quindi seguo questo calcolo, mi dà 101.325 per 22,414 per 10 alla meno 3 uguale diviso 273,15. Il risultato è 8,314, come vedete. Che cosa? Pascal per metro cubo, pascal sono newton su metro quadro, per metro cubo fa newton per metro, come vedete, quindi joule, e quindi questi sono joule, ma attenzione, questi sono kelvin, e quindi joule su kelvin, ma questo vale per una mole, come sapete, e quindi joule su kelvin mole. Questo vale per una mole, e allora se ho due moli sarà il doppio, se ho tre moli sarà il triplo. È d'accordo, Romeo, con questo concetto? L'ha capito? D'accordo? Sì, sì, bravo, ho capito. Questa costante viene chiamata R, grande, costante dei gas perfetti, anche costante di Clapeyron, ma meglio conosciuta come costante dei gas perfetti, e vale di conseguenza semplicemente questo, 8,314 joule su kelvin mole unità SI, e siccome questo vale per una mole devo tenere conto anche il numero di moli, e quindi questa formula qui che ho scritto si trasforma in PV uguale N numero di moli per R per T. E questa è l'equazione di stato dei gas perfetti. L'avete già vista in chimica, Rossella? Questo mi pare di no. Ah, ok. Beh, comunque sono io che ve lo spiego. Attenzione, perché nel sistema internazionale R vi ha visto che vale 8,314 joule su kelvin mole. Però a volte succede di usare altre unità di misura. Per esempio, io potrei usare il volume in litri e la pressione in atmosfere. Allora, la costante di precedenza, P0V0 su 273,15, diventerebbe un'atmosfera per 22,414 litri diviso 273,15 kelvin, e stavolta trovo 22,414 diviso 273,15, il risultato è 0,0821, come vedete, approssimando, e qui 0,0821 litri atmosfere fratto kelvin mol. L'energia si può misurare nel sistema tecnico anche litri atmosfere, e allora nel sistema tecnico R avrà il valore, come vedete, di 0,0821 litri atmosfera su kelvin mole. Quindi, Miriam, quando lei misurerà la pressione in pascal e il volume in metri cubi, si usa questo valore,
e quando misurerà la pressione litri e il volume in atmosfere userà questo valore. Ha capito, Miriam? Chiaro? Sì, bene. Sì. Naturalmente N si misura sempre in moli e T sempre in Kelvin. Qui non si può usare la temperatura centigrada, Se usate la temperatura centigrada cadete in un errore clamoroso, d'accordo? È importante questo concetto. Supponiamo per esempio, facciamo un esempio, di avere, ragazzi miei, andiamo a pagina successiva, che so io, una massa di 14 grammi di ossigeno che si trova alla temperatura di 127 gradi centigradi e alla pressione di 3 bar. Quant'è il volume che occupa? Allora, io devo usare naturalmente PV uguale NRT. Naturalmente 127 gradi centigradi lo devo portare in Kelvin se non sbagliate, più 270,15 l'ho scelta apposta, fa, se non mi sbaglio, 400,15 Kelvin. 3 bar, un bar, vi ricordo che un bar sono 100.000 Pascal, esattamente, quindi 3 per 10 alla 15 Pascal, e allora ci converrà usare naturalmente il valore 8,314 e trovare il volume in metri cubi. Dico bene, Rebecca Calzavara, chiaro? Sì, tutto chiaro. Bene, però devo trovare il numero di moli. Ora, il numero di moli si fa ricordando che la grammo molecola dell'ossigeno è di 32 grammi per mole, perché la massa atomica dell'ossigeno è 16 e la massa molecolare dell'O2 è 32. Qui bisogna fare 14 grammi su 32 grammi mol, troverò semplicemente 14 diviso 32 che mi dà 0,4375. Ora la formula inversa di questo mi dà che V è uguale NRT diviso P. Quindi 0,4375 moli, perché qui i grammi vanno via. Userò 8,314 joule su Kelvin mol per la temperatura che è 400,15 Kelvin, diviso 3 per 10 alla quinta Pascal. Vi ricordo che joule, l'ho detto prima, equivale a Pascal per metro cubo. Quindi Pascal e Pascal vanno via, moli e moli, Kelvin e Kelvin rimangono metri cubi. E quindi il risultato è, allora, 0, questo qua, per 8,314 per 400,15 diviso 3 per 10 alla quinta. Il risultato è, come vedete, 0,00485, quindi 4,85 per 10 alla meno 3 metri cubi, o se preferite 4,85 litri. Se avessi usato l'altra cosa avrei trovato naturalmente lo stesso risultato, però ho dovuto esprimere la pressione naturalmente. Però quindi è la stessa cosa, dire litri e metri cubi, o magari preferibile dire litri o... litri, vuol dire se la stessa cosa dire litri o metri cubi, la stessa cosa, però nel sistema internazionale si usano solo i metri cubi, giusto? Se però io vi do l'espressione il valore della pressione in atmosfere, allora è legittimo trovarlo in litri tramite questo, solo che dopo quando faremo i calcoli termodinamici, i cicli termodinamici per esempio, dovete per forza esprimerlo in metri cubi, d'accordo? Sì. Okay. Naturalmente la stessa cosa può essere provata naturalmente con il simulatore, naturalmente, perché per esempio io qui metto nulla, lo vedete, faccio entrare, come vedete, un certo numero di particelle, sono alla temperatura di 300 Kelvin, come vedete, però qui è più difficile naturalmente fare i calcoli, perché qui abbiamo un newton metri e non abbiamo il volume. Beh, magari proveremo un'altra volta a fare il calcolo usando il simulatore. In ogni caso, ragazzi miei, qui verrebbe la stessa cosa. Se voi cambiate due parametri contemporaneamente, per esempio la temperatura, quindi alzandola, e diminuite il volume, scoprirete che la pressione aumenta di conseguenza secondo la legge
di stato, l'equazione di stato dei gas perfetti. Signorina Gaia, ha capito quello che ho spiegato oggi? Sì. Ci sono delle domande? No. Bene, lei Alice ha capito? Sì, sì. Bene, e lei, signorina Virginia, che non è ancora chiamata oggi, ha capito? Sì, tutto a posto. Benissimo.